Ci siamo, buonasera a tutti signore e signori, benvenuti a questa nuova live. Allora, raga, mi sa che forse sta andando un pochino a rilento la connessione. Infatti non è apparso manco il messaggio, non è apparso nella chat di gruppo, non è apparso. Che dire, raga, questa sera torniamo online con Super Smash Bros. Torniamo. Andiamo online con Super Smash Bros. Melee. Che dire, raga? Allora, questa sera parteciperemo a un torneo online. Parteciperemo principalmente. Quindi cercherò di tenere sotto controllo la chat. Sì, non so per quale cazzo di motivo non vuole saperne di farmi visualizzare la chat. Vabbè, che pizza, raga. Ogni tanto qualcosa succede. Che a dire, raga, vabbè, il torneo inizia alle 21, inizia, quindi ancora c'è un pochino di tempo prima dell'inizio del torneo, perciò magari ne approfitto per fare due match online, giusto così di riscaldamento. E in più vi dico una cosa, ho trovato il modo per giocare in netplay su Coso, ho trovato il modo su Ultimate tramite l'emulatore Switch, non vi... Sono pronto. Ok, allora intanto andiamo su Twitch. Sì, andiamo su Twitch. Apriamo lo Sleepy Launcher. Se volete, raga, giocare, se dovete giocare online a... se volete giocare online a Kosu, a Miri, vi servono due cose: lo Sleepy Launcher e praticamente la versione americana NTSC di Smash Bros. 1.0.2 vi serve. Ora fatemi trovare. Ok, trovatela. Ho trovato la prima botta. Il pad non sta andando. Un attimo, raga, che devo riconfigurare il pad. Non gioco da tempo a un torneo di Smash, vi dico la verità. I controller sono... Non so che cazzo gli sta prendendo il joystick, raga, aspettate che è rimbambito. Ho abilitato il tasto turbo. Ecco perché non sta andando. E ora come cazzo si disabilita il turbo in questa merda? Ho per sbaglio abilitato il turbo. Non...
Niente, raga, mi conviene cambiare joystick, mi conviene purtroppo, cioè non posso, non posso giocare in queste condizioni. Purtroppo, raga, ahimè, sono costretto a giocare per mia somma sfortuna. Aspetta, facciamo una cosa, raga. Come qua non, se no non ce ne usciamo più. Anzi, fatemi controllare le istruzioni, vediamo come si può annullare la, la funzione di coso. Vabbè, allora, c'erano le istruzioni in italiano una volta. Oppure in inglese, intendiamoci. Ecco. Però qui non mi dice come effettivamente disabilitarla nella funzione turbo, mannaggia. Mannaggia a me, mannaggia. Magari cambio porta USB, può essere che la situazione migliora. Vediamo un po'. Perché se no è un macello. Purtroppo, perché il problema è che il controller della Xbox One ce l'ho di sotto. Ce l'ho. E non ho voglia di scendere. Niente, sta cazzo di coso mi ha sminchiato tutto. Sto cazzo di turbo ha sminchiato tutto. Ok, perfetto. Che pizza, però sto cazzo di macro di turbo mi ha sminchiato il controller, mi ha sminchiato. Ora aspettate un minutino, che avevo scaricato il driver una volta. Una volta avevo il driver, maledetto. Appunto GPS. Aspettate, raga, ma che qua è un macello. SCP, ecco, driver package.
Installa. Ok, perfetto, sta andando. Vabbè, dai, non perdiamo tempo e iniziamo immediatamente a giocare. O almeno aspettando nel frattempo che inizi il torneo, perché ripeto, il torneo inizia alle 21. Nel frattempo vi faccio un paio di match online, mi faccio. No, ma quanto mi procuro un controller con adattatore, raga. Questi problemi non dovremmo più averli. Aspettate che faccio così, riconosce il pad. Roller. Sì, input gamepad 0. Perfetto. Sì, e quando cazzo mai che se devo... se non configuro i tasti? Ok, perfetto. Iniziamo, dai. Oh, scusate, raga, tutta la perdita di tempo che... Vediamo se trovo qualcuno. Dovrei, tecnicamente. Metto blu, dai. Ci arrivo, peccato. Porca dissima, che è Peach? Ci hai provato. Non ci arrivo. Niente, stasera la chat di Coso ha deciso di non andare. La chat di OBS ha deciso che non vuole funzionare. Almeno. GG. Tra l'altro, raga, domani inizia la beta di Samurai Showdown. Inizia la beta di Samurai Showdown per il rollback. Può essere che faccio qualcosina. O almeno mi devo organizzare, perché purtroppo il problema, sapete qual è? Che sul portatile Samurai Showdown non me lo fa installare.
perché mi richiede il Net Framework 3.5 di Microsoft e non me lo fa installare. Quindi io installo il gioco, cerco di avviarlo e quel maledetto Net Framework non me lo fa avviare. Cioè, tanto controllo sempre Telegram per vedere che punto stiamo passando per il torneo. Lo stream dello mo vediamo, dobbiamo parlare ancora con coso, con LD, dobbiamo parlare per vedere quando sono disponibili loro per lo stream e quando ci si organizza, poi si fa tutto. Peccato. Almeno perso. Ah, vedo, vedo che la chat funziona, perfetto. Chat a schermo si vede, dai. Meno male. Comunque Mr. Game & Watch, qualunque sia stato il capitolo di coso di Smash, allora partendo dal capitolo per GameCube in poi, è sempre rimasto forte. Magari da capitolo a capitolo non è rimasto top tier, per carità. Però non si può neanche negare che il fatto che sia forte. Rob 64 bits. Comunque raga, poi eventualmente in futuro vi faccio una, vediamo se vi faccio una mezza guida tra virgolette su come giocare online sia a Melee che a Ultimate, sempre via emulatore ovviamente. Vabbè, tramite Melee è una puttanata, dato che servono letteralmente due file.
Serve soltanto due cose, dovete fare un paio di cose. Maledetto Jigglypuff. Niente, alla fine ce l'ha fatta. Prendilo. Cazzarola. L'ho eliminato. Almeno io ho sottratto la vita. Mi sa che... Incredibile, siamo arrivati fino al final round. No, dai, però che palle! Che palle, però, dai! Eravamo arrivati a una vita ciascuno, porca. Magari non sarebbe male se ci fosse una community online anche del capitolo per Nintendo 64. Non sarebbe male. Comunque Jigglypuff se ne vola come niente. È uno di quei personaggi che mi riesce a ammazzolare per bene. E pure Mr. Game & Watch non scherza a livello di volo. Mio cane. Ui. Portacci due. GG. Ancora uno, dai. Che culo! Gli attacchi non bastano mai. Ci sono gli attacchi caricati anche qui.
Io devo dire i capitoli di Smash su quale mi sono divertito di più finora sono stati quello per 3DS e Wii U e quello finora Ultimate. Mini mi diverte, intendiamoci, ma è molto più complesso. Cioè, Mini è molto più complesso da giocare, purtroppo. Però mi diverte anche esso. Ancora oggi viene definito il migliore della serie. Per tutti i capitoli usciti, eh. C'è una ragione, dopo tutto. Tra l'altro, a livello di cloni, non c'è stato. Forse c'è stato solo un gioco che è riuscito ad eguagliarlo. Parlo di Rivals of Eater. È l'unico che. Quello, ragazzi, è un fottuto Super Smash Bros. Però con la grafica pixel art. Tutti gli altri giochi che hanno provato a imitarlo, non ci sono mai riusciti come si deve. Parlo di Multiversus, parlo di Nickelodeon Star Sprawl, anzi Nickelodeon non male, il gameplay è quello, però troppi problemi, però purtroppo il problema è il gioco ha vissuto poco a causa della scelta sconsiderata dell'essere solo online, quasi esclusivamente online, perché i contenuti offline erano pochissimi. Bralalla pure carino, però cioè Non è tutto sto granché. Avversario trovato. Se imparassi a usarlo, Mr. Game & Watch, magari potrei fare un bel po' di danni, potrei fare. Ho mangiato una vita per... LOL.
cazzo fai? Ma... ma vaffanculo, dai. Lol. Suka! Ah, si è pregato con le sue mani. Ma è divertente che si eliminano da soli, si eliminano in alcuni frangenti. È proprio divertente questo. Dio cane. Dio cane. Amico, amico. Rabbinero. Gigi. Perché mi dà un ping così alto? 94, 80. Morti di mamma, yeah. Suka! Suka troietta. Poi tra l'altro devo controllare... Meno male che comunque si può giocare online a Melee. Meno male comunque esiste sto launcher. Chi ha inventato sto launcher è benedetto, guarda, veramente. Che che giustamente... Purtroppo mi rendo conto che Melee è uno di quei fighting game della serie Legacy, ovvero quei giochi che hanno finalmente fatto la storia, che chiaramente mantengono una gran community.
spesso e volentieri i novizi si ritrovano nella situazione che... Bravo. Devono imparare, devono giocare da autodidatti. Ma non è, ne esistono tanti di picchiaduri di questo tipo. Basti pensare anche lo stesso Street Fighter 3 per Strike. Che poi vabbè, esiste comunque una community dietro che ti supporta e ti... e gioca con te, ti aiuta a migliorare, per carità. Quello sì, quello c'è da riconoscerlo. Nessuca. Vediamo se una... vediamo se almeno una me la riesco a portare a casa. Oh, comunque sto tizio è bravo. No, 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 no. GG, peccato. Ora aspettiamo per vedere. Aspettate un secondo, raga, perché voglio vedere chi mi tocca come avversario. E ovviamente io prendo il mio Mr. Game. Ti ho mandato la sfida diretta. Allora
Secondo soltanto, raga. Ah no, ecco, infatti. Scusatemi raga, che il problema è che non so come dovrei fare per le sfide dirette. Purtroppo raga, non ho mai avuto a che fare con i tornei di Kosu, di Mili, quindi per me la... Sì, ok. Ok. Ti metto il nome. L'avevo fatto giusto. Ok, ora metti il mio di nickname e diamo il via alla sfida. Oh raga, scusate perché qua è un casino. Cazzo sta a fare il mio avversario? Falco, mi sa che devo fare parecchio attenzione. Cazzo! Come? No, dai, mi ero salvato! Mi ero salvato, che palle! Thank you.
1-0. Allora posso decidere io. No, vabbè, mantengo uno stage random. No, io non riesco. E vai! Mamma mia. Comunque davvero Mr. Game Watch è fortissimo, raga. Mr. Game Watch è fortissimo. Dai, ancora un round. Dai, che pizza! GG, ho perso. Peccato, dai, peccato. Quindi vabbè, ovviamente mo vado in loser bracket. Ah ok, no, è FT5, raga. Peccato. Almeno saperlo che... Saperlo prima, porca troia. È bravo, il mio avversario è bravo. O comunque conosce il gioco. Si vede che comunque ha più esperienza di me in questo Smash.
Diciamo che pure io, tutto sommato, pur essendo un player alle prime armi, me la sto cavicchiando. Cioè, se in confronto alle mie vecchie partite, in cui non cavavo un ragno dal buco o che mi eliminavano subito, devo dire che tutto sommato sto facendo partite fino ad adesso. Fino ad adesso ho fatto delle partite speriamo che almeno una vorrei vincerla. Va bene, dai. Sto lancio delle cose con la padella, porca miseria. I proiettili con la padella sono fortissimi. Tenere a distanza l'avversario sono la cosa migliore. Anche per rompere i coglioni. Ball. Che poi, vabbè, io sono cresciuto con gli LCD. Con i giochi videogame LCD sono cresciuto. Purtroppo non con quelli ufficiali Nintendo. Ahimè. Non ho avuto quelli ufficiali Nintendo. Non ho mai avuto un Game & Watch. Però ho avuto molto i clonazzi cinesi. Quelli di cui ne ha parlato tantissimo anche Dr. Game. Quelli ne ho avuti tantissimi. Porca miseria. Però devo dire, alcuni casi erano anche carini. Tipo, ricordo, ne avevo uno che ricopiava, praticamente era, aveva letteralmente il gioco di Mario Bros, quello in versione LCD, quello con i due omini che si scambiavano per gli oggetti. Ne ho avuti tantissimi, anni fa ne avevo addirittura uno a forma di cabinato, di mini cabinato arcade. GG. Ne ho avuto. Ora fatemi. Ora io dovrei controllare. Challenge dovrei controllare. Faccio una cosa, lo controllo dal telefono, raga. Perché se lo apro dal PC mi sminchio tutto. Mi sminchio. Devo dire, tutto sommato, mi aspettavo di giocare peggio, devo dire la verità. Mi aspettavo di giocare decisamente peggio. Confronto a come sto giocando adesso, confronto a come ho giocato questi match, mi aspettavo di fare decisamente di peggio. Siamo in 9 in tutto.
Comunque dai, devo ammettere che mi aspettavo di fare di peggio, onesto, mi aspettavo di fare molto peggio. Ovviamente nel frattempo non sto misto con le mani in mano, mi faccio qualche altro match. Lo metto rosso, va. Fammi vedere sta cazzo. Niente, raga, devo per forza aprire coso. Lasciamo perdere, raga. Comunque i personaggi della serie Star Fox su questo Smash non scherzano. GG. Aia! Giustamente. Mamma mia, come mi sono salvato. Ok. Peccato, peccato, peccato. Dai, non è finita. E questo. Vorrei tanto, ragazzi, riuscire ad andare ai mensili. Dico, mi dispiacerebbe riuscire ad andare ai mensili di Ultimate. Il problema è che li fanno a Bari, li fanno. Quello è il problema di fondo.
la cosa mi rode non poco. Perché li facessero a Lecce, raga, magari non riuscirei a organizzarmi. Ma a Bari non ce la faccio. Cioè, almeno non adesso. Aia! GG. Devo tenere sempre sotto controllo la chat, raga, perché non si sa mai. Ah, ha cambiato BG. Un mirror from Mr. Game & Watch. Mr. Game e Watch. Comunque ho fatto. A tanto. Ah, ha cambiato, è passato a NES. NES! Portacci tua.
successo? Ancora vuole giocare, basta! Non male che sono match veloci comunque. Che scemo! Si è praticamente giocato da solo la vita! Oh! GG! Basta! No! Mi dispiace, ma basta! Ma non per niente, raga, perché devo controllare, devo vedere sotto occhio il torneo. Che ora riesco a vederla la bracket. Maxos. Aspetto il mio avversario, così faccio direttamente questa sfida. Faccio. Oh, me la levo dalle palle più che altro, capitami. La levo dalle palle. Così mi faccio dare anche il nickname. Sette, sei, sette. Sette, sei, sette. Conferma.
Io almeno mi levo, che altro mi levo la sfida dalle palle, mi levo, raga. E se perdo almeno posso, diciamo, staccare, tra virgolette, staccare, vabbè. No, vabbè, la live non la stacco, faccio qualche altro match online magari e poi mi regolo. Marf, mamma. Marf è... Marf non scherza. Ah, ok, quindi così si fa. Così si fa il paracadute. Magari buono per determinate situazioni. No! Porco Dio! Ai! Porco Dio! Ma perché mi sono mangiato la vita come un coglione, mi sono mangiato! Seviti, seviti! Oh, sì, ci sei? Ma che cazzo sta facendo? Perché? Check start punto. Che cazzo c'è? Check... Parola. Tutto questo per l'arena, porco. Ha saltato la... Ha annullato la partita solo per l'arena, po. Ma dai. Io pensavo che è successo chissà che. Ecco, mo gioca come si deve. Prima stava facendo il cazzaro perché l'arena non andava bene.
Ora mi chiedo se, se effettivamente. Ma mi chiedo una cosa. Se già i match normali sono FT3. Match cosa saranno? FT5 saranno sto. Si è disconnesso, scusami, eh. Aspettate, raga, che il mio avversario si è disconnesso per sbaglio. Faccio una cosa, ragazzi, siccome non sto riuscendo ad uscire dal match, lo elimino, così almeno tanto la vittoria non viene contata. Cioè, da solo mi sono eliminato. Ultimo. Perfetto. No. Fermo. Dai. Ah, ha cambiato BG. Da Marf è passato a Star Fox. Aia! Gli potevo, no, porco dio. Dai, cazzo. Troia, non dimenticare questo nome. Organizzo 2-0. Faccio una cosa, cambio. Però chiaramente la scelta dell'arena è essere random. Ok.
Però normalmente se vinci non puoi cambiare. Fortunatamente allora la cosa buona degli Ace Climbers è che se elimini solo uno dei due la vita non ti viene tolta. La vita ti viene considerata tolta solo quando vengono eliminati entrambi. Perché come cosa ci sta? Mamma mia, il volo! La Madonna, raga. Vabbè. Tecnicamente parlando, l'ultima vittoria non sarebbe valida. Ah, dipende da chi elimini in realtà. Se elimini il maschio, sì. Se elimini la ragazza, invece no. Ah, peccato, vabbè. E quindi finisce qui la mia avventura. Infatti tecnicamente non potevi cambiare essendo che hai vinto, ma vabbè. No, io sapevo che potevi cambiare solo in caso di sconfitta. Vabbè, dai, basta così. Che dire, raga. Ok, ho fatto... Mi hanno eliminato la grande, mi hanno eliminato subito, sia da entrambi i match. Però devo dire che in confronto al passato... Ne ho fatta di strada quando ho iniziato a giocare a Smash Melee. Considerando, raga, che io stavo utilizzando questo. Considerando che stavo usando il controller della PlayStation 3. Cioè, che per Melee forse forse la cosa più scomoda. Comunque, cioè, a Melee si può... O giochi col... In casi sono due. O giochi col GameCube controller o non giochi affatto. Diciamo che già invece Ultimate è un po' più di bocca buona come giochi. Però a livello di controller più di bocca buona. Quindi permette di giocare un po' quasi tutti con altri tipi. Ma per Melee o il GameCube, o usi il controller GameCube ad attacchi. Vabbè ragazzi, che dire, per questa live è tutto. Io spero che vi sia piaciuta. E se fosse così vi ricordo di lasciarmi un like, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo come sempre che tutte le mie live le potete recuperare sul mio canale YouTube, e almeno quasi tutte le mie live le potete recuperare sul mio canale YouTube, quelle che ricarico,
In ogni caso, raga, che dire, vi saluto, vi ringrazio e ci rivediamo domani per la prossima live.